Presso la Sala Biagioni dell'Unione Comuni Garfagnana si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di un evento che si terrà sabato 11 giugno al Parco dell'Orecchiella. Una giornata dedicata all'importanza della tutela e della valorizzazione delle biodiversità, organizzata dall'Unione Comuni Garfagnana in collaborazione con il gruppo Orti Botanici e Giardini Storici della Società Botanica Italiana, dalla sezione toscana della Società Botanica Italiana, dalla Società Toscana di Scienze Naturali, dal reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca e dall'Associazione Aquilegia. La manifestazione sarà articolata in due momenti. La mattina, presso il centro visitatori dell'Orecchiella, si svolgerà il convegno dal titolo Studio e conservazione della biodiversità nel Parco dell'Orecchiella. Al pomeriggio la visita guidata al giardino botanico Maria Ansaldi alle pendici della Pania per inaugurare il nuovo settore dedicato alla faggeta. Il settore sarà dedicato a Fabio Lucchesi. La presentazione è stata aperta dal presidente dell'Unione Comuni Andrea Tagliasacchi ed ha visto anche la partecipazione dei sindaci Raffaella Mariani e Francesco Pioli, in tutta la presenza di associazioni addette ai lavori. A testimoniare l'importanza dell'iniziativa sono intervenuti anche i militari del Nucleo Carabinieri Forestali, settore biodiversità di Lucca. Il laboratorio della biodiversità che andiamo a inaugurare l'8 giugno riguarda una struttura che noi vogliamo mettere a disposizione di tutte le persone che frequentano l'Orecchiella affinché possano interagire con noi e conoscere meglio attraverso anche i giochi dei bambini che cos'è la biodiversità e la diversificazione in tutti i suoi aspetti.